Tu passavi di là? Io praticamente ero lì fermo alla vetrina e ho sentito subito delle urla. Poi ho visto sbucare dall'angolo questo ragazzo che mi è corso davanti e subito 10 metri dopo questa ragazza che gridava fermatelo, fermatelo, mi ha rubato i soldi, quindi istintivamente gli sono corsa dietro. Abbiamo tagliato diagonalmente la piazza. E finché anch'io ho visto che non riuscivo a prenderlo perché sono fuori allenamento, ho cominciato a urlare e per fortuna un signore l'ha fermato, l'ha bloccato e dopo l'ha aiutato, l'abbiamo tenuto fermo, poi sono usciti anche quelli del mercato e abbiamo tenuto fermo aspettando che arrivassero le forze dell'ordine, che nel frattempo avevano chiamato sia la ragazza che ha subito lo scippo che questi del banco. Ho visto correre una persona e inseguita da un'altra che gridava di fermarlo poiché insomma secondo questa persona aveva rubato un portafogli. E, niente, io ho iniziato a correre lì dietro, visto che non si fermava, questa cosa ha avvalorato l'ipotesi che avesse effettivamente fatto qualcosa e quindi sono riuscito di lì a pochi metri a immobilizzarlo. Lui ha cercato... Sì, l'ho fatto cadere, poi dopo l'ho preso la testa e l'ho tenuto bloccato, ma sono stato solo con lui qualche secondo perché poi dopo sono intervenuti altri del mercato che mi hanno visto conoscendomi in difficoltà, hanno capito che insomma, il cattivo non fossi esattamente io ma insomma, la persona che avevo bloccato e quindi mi hanno aiutato a contenerlo, tempo 30 secondi e sono arrivate le pattuglie. Non sono io, lasciatemi stare, non ho fatto niente, però insomma non sarebbe scappato e non avrebbe cercato di vincolarsi così come ha fatto se avesse avuto la coscienza pulita. Tu sfoggerai denunce nei suoi confronti? Ma insomma io direi, dal momento in cui sono intervenuto sapevo che qualche graffio potevo portarlo a casa, immagino insomma, la resistenza che ha posto in essere sia insomma, non diretta a me come persona quanto più alla situazione in sé, per cui non, al momento sì. Insomma, sono usciti anche dal mercato i negozianti? Sono sì, usciti in un paio, fra l'altro uno di questi sicuramente era stato oggetto lui stesso di una visita da parte del giovane. Hai agito diciamo... Ma sì, istinto e senso civico, ma insomma non credo di aver fatto niente di speciale, ripeto, laddove essendo papà di 3 bimbi piccoli insomma tengo al fatto che Modena sia il più possibile una città sicura insomma, e rimanga tale anche grazie al contributo insomma, dei singoli.